In piacevolissima compagnia di Domenico Carfora, in questo bellissimo, nuovissimo showroom di Concilio, eh, marchio storico dei coloniali maddalonesi, eh, che quest'anno compie un compleanno importante: 62 anni di attività. 1958-2020: tre generazioni: nonni, figli, nipoti. La sede storica che i maddalonesi conoscono a memoria di Via Ponte Carolina. E quest'anno, in un anno difficile, drammatico per il commercio, comunque la sfida di questo bellissimo punto vendita in via Caudina a Maddaloni. Domenico è giovanissimo, ma a lui diamo l'arduo compito di fare un poco un excursus generazionale sullo storico marchio coloniali Concilio. Ti ringrazio per questa diciamo, in introduzione importante. Io ci tengo a presentare che ovviamente io mi occupo della parte eh, comunicativa dell'attività perché l'attività è di mio fratello Carfora Giovanni e in origine nel 1958 appunto era del nonno Giovanni. Che eh, nasce questa attività inizialmente come ditta di Carfora Giovanni, successivamente negli anni 70 è divenuto il famoso Coloniali Concilio nella sede storica, chiamiamola storica sia per un fatto appunto proprio storico-culturale perché via, eh, via Ponte Carolino storicamente rappresenta la Maddaloni commerciale di una volta oggi purtroppo dopo 62 anni l'attività è stata trasferita su via Caudina per rispondere alle esigenze delle attuali insomma esigenze commerciali eh, che vedono appunto eh, via Caudina più rispondente alle esigenze 62 anni sono tanti, una responsabilità per mio fratello e per la famiglia, di, soprattutto per la tradizione che rappresentiamo, perché quello che diciamo, è un po' lo slogan che ho coniato io, Concilio Coloniali dove la tradizione è innovazione, perché da sempre siamo stati un po' il punto di riferimento su Maddaloni per quello che attiene il Coloniali e non solo. Già negli anni 70 il nonno venne famoso insomma non solo come Concilio ma anche come Giovanni Folonaro perché era distributore ufficiale del famoso vino Folonaro. Quindi da lì nasce un po' questa tradizione. Hai detto bene, oggi questo è un anno particolare, un anno forse un po' infelice per il Natale, ma noi con la nostra tradizione vogliamo un pochettino portare un po' quella gioia no? che rappresenta il cioccolato, come tutte le, le, le delizie che insomma siamo soliti offrire alla nostra clientela. Sì, è un Natale particolare, un po' come tutti anche noi ci siamo adoperati per rispondere alle attuali esigenze, quindi con vendita online attraverso le nostre pagine Facebook, siamo presenti su Facebook e su Instagram rispondendo un pochettino anche alle nuove esigenze. Però la tradizione resta quella, purtroppo non c'è più quel contatto che ci rappresenta un pochettino, no? anche il consigliare se il fondente, se il latte, conoscere quelle che sono. Ciò nonostante comunque cerchiamo anche attraverso l'online di rispondere a queste esigenze. Il cioccolatino io dico sempre un po' come un gesto d'amore, uh, si sceglie il cioccolatino come si sceglie il profumo. Quindi la scelta non è facile, però cerchiamo insomma di rispondere alle attuali insomma, esigenze Covid. La famiglia Carfora, il marchio Concilio, senza esagerare, come dei moderni supereroi in questo anno difficilissimo, drammatico per il commercio, ha deciso comunque ecco, di mettere un vestito nuovo, moderno, sia... Nell'andare nell incontro al cliente, sia proprio nella proposta d'immagine, quindi come stiamo vedendo dalle immagini, questo nuovo punto: vendita in via caudina. Invitiamo tutti i nostri lettori a così le proposte di Natale a fare un salto da concilio. Abbiamo detto moderni supereroi. Eh, domenico 2020, anno difficile da commerciante, da rappresentante della categoria, cosa ci dice poi? Come vi siete dovuti adeguare? Come è cambiato il rapporto con, con il cliente, con il pubblico? Allora, è una domanda difficile da trovare delle risposte. Io cerco sempre di vedere il positivo e il bello in ogni cosa. Io ricordo quando ero piccolo e ovviamente vivevo il negozio e lo vivevo da bambino, ovviamente. E con gli scatoli, gli scatoloni, io costruivo le case ed erano veramente tanti. Ogni giorno potevo distruggere una casa e ricostruirla con i tanti cartoni che riuscivamo. A vendere, perché ovviamente ricordo proprio che c'erano uh, dei treni che arrivavano fino al negozio. Oggi purtroppo la vendita è un po' ridotta, le esigenze sono diverse, però uh, appunto si cerca un pochettino di rispondere a queste realtà. Le... Però uh, ci sono tante offerte che adesso possiamo dare. Certo, è un anno difficile, tutti i commercianti purtroppo vivono. Uh, Un'esigenza particolare, tanti supereroi, anche in prima linea, ovviamente i medici che più di noi, però purtroppo il commercio sta soffrendo. Soffre anche purtroppo a causa dello, della vendita online di alcuni siti che, dove però si perde quel contatto. Perché è bello andare nell'attività, conoscere e sapere quali sono i miei gusti. Io ti conosco, vieni e ti. insomma, c'è quel rapporto. Quindi cerchiamo di rispondere un pochettino a questo, anche appunto con la vendita online, mostrando le nostre immagini, con dei video a volte anche simpatici, un po' come sarà anche un po' questo, insomma, che ci mostra e ci rappresenta. Eh, noi cosa dire? Eh, cercheremo sicuramente insomma, di, di portare un po' di gioia e allegria. In primis, ecco, tu li hai invitati a conoscere il negozio e noi li invitiamo anche ad assaggiare, perché a prescindere dall'acquisto a noi fa piacere anche che venga conosciuto il prodotto, che sono veramente tanti e gustosi. Uh, Flamini, Lind, Caffarel, Perugina, che è storico marchio italiano e non solo ovviamente accontentiamo tutti i gusti a chi piace il pandoro a chi piace il panettone quindi anche lì rappresenta un pochettino anche conoscere le persone quindi anche il lato psicologico cerchiamo di, di aiutarli però insomma noi siamo qua insomma cerchiamo di, di essere presenti ovviamente rispondendo sempre alle attuali normative covid allora concilio coloniale nuova sede di Maddaloni in via Caudina un autentico paese dei balocchi della golosità davvero ce n'è per tutti i gusti dai marchi storici fino alle novità proprio di questo Natale 2020 sì. e, caro Domenico una botta di ottimismo arriva anche dal, dal panettone che cambia certo. l'abbiamo detto eh, eh, 52-2020 62 anni come è evoluto il commercio, ma come sono evoluti prodotti, i prodotti? Sì. Quest'anno abbiamo il panettone allo spritz. Sì, abbiamo il panettone spritz, soprattutto per i giovani che siamo soliti fare il famoso spritz, no? E il gusto Spritz, il marchio è importante, il marchio eh. è della Flamigni, ovviamente uno dei top del top, oramai di gamma, che noi consigliamo tra i tanti. Ovviamente, quello che consigliamo più di tutti. Marchio italiano Flamigni. Gusto Spritz, la particolarità del gusto Spritz è che appunto al tradizionale gusto panettone viene aggiunto questo aroma Spritz. Quindi potrebbe anche essere un, insomma, un sostituto dell'aperitivo, perché no? O comunque un'innovazione. La scatola è anche bella, insomma, presenta un bel packaging quindi noi lo consigliamo, ma tutti i panettoni sono ovviamente buoni, anche la tradizione del Pandoro che ovviamente rappresenta anche quella. Quindi a prescindere dal gusto, quello che noi suggeriamo è la qualità. Qualità eh, che rappresenta ovviamente un po' il nostro mark. Quindi la tradizione e innovazione passando sempre per la qualità. Domenico, ma prima di salutarci, siamo chiari con i nostri lettori, se verranno qui per le loro spese di Natale avranno un trattamento a dovere, andremo incontro alle difficoltà, alle tasche che sono un pochino vuote ovunque. Assolutamente, come sempre siamo sempre insomma pronti a poter essere di aiuto anche con degli sconti particolari, ma soprattutto con la degustazione dei nostri cioccolatini. E non solo, quest'anno andremo anche ad assaggiare il panettone Flamigni e anche altri marchi. Quindi vi informeremo sui nostri social nei giorni ovviamente dedicati. quale sarà la possibilità di assaggiare i nostri prodotti. Noi ringraziamo ovviamente tutti i nostri clienti storici che veramente da anni ci ci confermano la loro presenza e ci auguriamo di poter conoscere le nuove generazioni, un po' come la mia, che un po' forse hanno dimenticato chi è Concilio, ma noi ci auguriamo che insomma anche attraverso i social potranno conoscersi. Quindi vi aspettiamo, purtroppo non possiamo abbracciarci, ma virtualmente vi salutiamo tutti. Giorni orari di apertura? I giorni orari di apertura siamo aperti tutti i giorni, perché adesso è permessa anche l'apertura domenicale, dalle ore 8.30 del mattino fino alle 13 a seguire dalle 16 alle 20 e 30 ovviamente facciamo consegne anche a domicilio potete scrivere su no, social e in ogni momento vi rispondiamo per le vostre esigenze e buone feste con concilio e la sua storia assolutamente sì e ci auguriamo che il nuovo anno rappresenti per tutti un momento insomma di ricrescita e di rinascita noi vi aspettiamo